Oggi, durante la sfida delle conchiglie, due naufraghi avrebbero violato le regole imposte dall'Isola dei Famosi e gli autori sono dovuti intervenire per punire i concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi. Andiamo a scoprirlo. Cecchi Paone e Simone Antolini hanno fatto sesso davanti a noi, Christopher voleva picchiarli in isola, Corinne Clery e la lite con i naufraghi nessuno rinuncia a niente, perché adesso devo rinunciare a qualcosa che è mio? La sfida delle conchiglie in Honduras non puoi mai stare tranquillo, soprattutto durante le sfide settimanali. La giornata odierna è iniziata con la visione della sfida della collezione di conchiglie, dove si sfidavano Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero. Al termine della sfida, Andrea Lo Cicero si è scagliato contro il suo sfidante Fabio Ricci, accusandolo di aver violato le regole della sfida. Ne fatta una cifra spropositata, ha confessato al gruppo Andrea Lo Cicero, riferendosi a Fabio Ricci superato il limite del giallo. Il cantante degli Alisse si è però difeso dicendo di essere intenzionato a seguire quello che stava facendo Andrea. Le conchiglie raccolte da Fabio Ricci hanno superato il limite massimo fissato dalla produzione che quindi è dovuta intervenire con un comunicato stampa. La punizione dei colpevoli gli autori sono dovuti intervenire per sanzionare i naufraghi a causa della violazione del regolamento da parte di Fabio Ricci che ha prelevato troppe conchiglie in zone di mare vietate. I concorrenti dell'Isola dei Famosi hanno dovuto spegnere l'incendio e dovranno così affrontare la notte al freddo, ma non solo. Lo Cicero ha dovuto togliere la sua collana al leader per regalarla a Marco Mazzoli, arrivato secondo nella prova durante la puntata di lunedì 22 maggio. In che modo questo provvedimento per i naufraghi cambierà gli equilibri nell'isola? Lo scopriremo nelle prossime puntate.